Il progetto Città di Impatto Positivo nasce per supportare la nascita e la gestione di proposte e servizi di utilità sociale grazie alla costruzione di una solida rete tra società, enti, istituzioni, imprenditori e cittadini che decidono di lavorare insieme con un unico obiettivo comune, il miglioramento della vita della popolazione, in particolare di quella più fragile. Nella città di Fano sono tre gli obiettivi raggiunti, tra cui l'acquisto di un veicolo dotato di pedana elettrica per carrozzine all'Anteas, la partecipazione degli studenti del Polo 3 ad una sessione formativa su temi della responsabilità sociale come l'attenzione verso l'ambiente e le persone più deboli ed infine la realizzazione di una nuova area verde in Via della Colonna, angolo Via Papiria, usufruibile a tutti. Come PMG Italia, società benefit e B Corporation stiamo sviluppando su tutto il territorio nazionale il progetto di città ad impatto positivo che ha come obiettivi quello di migliorare l'ambiente, l'inclusione sociale e la formazione nei comuni italiani. Tutto questo grazie alla partecipazione delle aziende del territorio, delle amministrazioni comunali e delle associazioni del terzo settore. Quindi voglio fare come PMG Italia un ringraziamento a tutti i comuni italiani che stanno sostenendo il progetto, a tutte le associazioni che partecipano alle nostre iniziative e a tutte le amministrazioni comunali che convintamente ci sostengono in questo progetto. Siamo qui nell'ultima fase di questo progetto Fano Città di Impatto Positivo e sono orgogliosa di aver partecipato a questo percorso e di aver dato la disponibilità come presidente di Anteas a questa ditta che PMG che ci ha permesso questo. È stato un bellissimo percorso e noi come Anteas siamo orgogliosi di poter avere un mezzo che ci permette di trasportare le persone fragili e che non sono in grado di deambulare tramite l'impegno costante e generoso dei nostri volontari. Ma io credo che ci siano alcune parole chiave che sono quelle della cura, della responsabilità e dell'inclusione. È davvero quello che si produce alla fine è anche un vero e proprio impatto sociale sulla comunità. Insieme si possono mettere a disposizione anche delle nuove alberature all'interno di un parco della città, nuove alberature che rappresentano naturalmente vita con tutti i benefici che ne conseguono per l'ambiente ma anche per la salute delle persone, perché proprio sono le persone al centro di questo bellissimo progetto a impatto positivo che abbiamo favorito ed accolto all'interno della città con la serietà di una società che si è dimostrata nel tempo osservare più aree di lavoro, coinvolgendo tante parti della città, giovani compresi, proprio in un progetto lungimirante che va verso l'ambiente in ottica dell'Agenda 2030. Questo naturalmente è un primo percorso, ci auguriamo di mantenere questa bellissima amicizia nel tempo e di creare nel tempo altre occasioni di lavoro.